Sic, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. Sic è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Si torna a parlare dell'omicidio di Petrit Nicoli, il 45enne albanese ammazzato lo scorso maggio a Rimini. Il giudice ha rifiutato la richiesta di rito abbreviato dei tre imputati. Ancora polemiche e dibattiti sulla situazione dell'aeroporto di Forlì. Ora anche il mondo della politica condanna la gestione dell'imprenditore americano Robert Halcomb. Mezzo miliardo di euro, e questo è il valore del patrimonio dei debitori della Cassa di Risparmio di Rimini che la banca sta mettendo in vendita per compensare le insolvenze. La Regione Emilia-Romagna ha stanziato fondi per 136 milioni di euro per sostenere l'aggregazione di imprese e i progetti della filiera agricola. Prevenire per rimediare, questa è la filosofia di un incontro avvenuto a Forlì e rivolto ai giovani per evitare il consumo precoce di alcol e informare sull'uso corretto della tecnologia. Torna in campo la Serie A2 di basket con tanti incroci decisivi per le romagnole, con Ravenna che farà visita a Iesi ed Imola impegnata contro Udine. Il clou di giornata è rappresentato dalla sfida salvezza tra Recanati e Forlì. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Francesca Leoni. Una buona serata a tutti e benvenuti alla nuova edizione del TG di Teleromagna. Partiamo subito con il nostro primo servizio di oggi. Partirà a breve il processo per l'omicidio di Petrit Nicoli, ucciso da tre uomini per una lite familiare. Ieri il giudice ha respinto la richiesta del rito abbreviato per i tre imputati. Prenderà il via il prossimo 5 aprile presso la Corte d'Assise di Rimini il processo sull'omicidio di Petrit Nicoli, il 45enne albanese, ammazzato lo scorso maggio davanti a un bar di Rivabella. Nel frattempo arrivano già i primi esiti dell'udienza preliminare che si è tenuta ieri, nella quale il giudice ha rigettato la richiesta del rito abbreviato avanzata dalla difesa dei tre imputati, Lec Preci, e di suoi due figli, Edmon e Altin. Alla base della tragedia c'è un dramma familiare. Petrit Nicoli, idraulico 45enne di origine albanese ma con cittadinanza italiana, aveva accolto nella sua famiglia la nipote ventenne, sposata con uno dei suoi presunti killer, che da tempo la molestava. Così i tre uomini sono partiti dalla loro residenza in Lombardia per andare a parlare con Petrit e convincerlo a lasciare andare la ragazza. I quattro si sono incontrati all'esterno di una pizzeria di Rivabella e quando la vittima ha confermato per l'ennesima volta di non voler lasciare andare la nipote, ne è nata un'accesa discussione. A quel punto Lec, padre di Edmond, il marito della ragazza, ha tirato fuori una pistola colpendo Petrit alla schiena. I tre sono poi scappati per tornare in Lombardia, dove sono stati arrestati poche ore più tardi dalle forze dell'ordine. Presente ieri alla prima udienza del processo, la vedova di Petrit Nicoli, Linda, rimasta sola con quattro figli. È ricoverato in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena Marco Caporali, il 24enne che nella serata di ieri ha subito un violento incidente mentre era a bordo della sua moto. Il giovane si trovava nei pressi di San Vittore dove stava testando il suo super motarda da competizione quando ha sbandato violentemente finendo sull'asfalto e sbattendo la testa sul marciapiede. All'arrivo dei soccorsi il ragazzo era cosciente ma dopo qualche minuto ha perso i sensi a causa di un forte trauma cranico subito ed è stato portato in ospedale per un intervento chirurgico d'urgenza. In questo momento si trova al reparto di rianimazione in attesa che i medici sciolgano la prognosi. Prosegue a Forlì il dibattito sull'aeroporto Ridolfi. Ora anche la politica condanna la gestione americana di Robert Halcomb. Vediamo. Robert Halcomb non paga gli stipendi, non ha alcun contatto col territorio e non informa nemmeno i soci di minoranza. Ci va giù duro il deputato PD Marco Di Maio in merito al presidente di Air Romagna che gestisce lo scalo aeroportuale del Ridolfi di Forlì.
Il dibattito si è acceso pochi giorni fa e riguarda la nuova proposta portata avanti dall'imprenditoria Ravennate di trasformare il Ridolfi nel secondo scalo dell'aeroporto Marconi di Bologna per ridare nuova vita alla struttura che, sempre secondo Di Maio, verte in condizioni di abbandono proprio a causa della gestione di Alcom. Si è presentato in pompa magna promettendo investimenti mai fatti, continua il deputato, ma soprattutto si è tenuto una concessione che non ha mai usato, ignorando l'interesse degli altri imprenditori. L'unica cosa da fare è chiedere a ENAC di revocare la concessione ad Aeromagna. Sul caso interviene anche l'esponente della Lega Gianluca Pini, critico sulla posizione del PD, che secondo la sua opinione arriva fuori luogo e fuori tempo massimo. Quelli che prendono oggi le distanze da Alcom, continua Pini, sono gli stessi che non hanno ascoltato la nostra proposta di coinvolgere la società Save, che da anni si occupa della gestione degli scali di Venezia e Treviso. Insomma, politica, imprenditoria e cittadinanza sembrano ormai tutti d'accordo sulla critica alla gestione americana del Ridolfi. La palla ora è quindi in mano all'ente nazionale dell'aviazione civile, l'unica in grado di revocare la concessione. Ma i dubbi su modalità e tempi di tale operazione restano tanti. Si sono schiantati in auto contro un bar, poi sono scappati. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Cesena, in zona Pieve Sestina. Secondo le prime ricostruzioni, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a distruggere parte del bar. Poi, insieme agli altri due occupanti della vettura, tutti ubriachi, è fuggito a piedi. Sono stati rintracciati poco dopo grazie alle testimonianze dei clienti dell'esercizio. Vediamo anche un'altra foto. L'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza di Ravenna hanno sequestrato al porto bizantino circa 365.000 farmaci per uso umano, tra compresse e sciroppi per la cura di malattie infiammatorie e sindromi influenzali destinati al mercato comunitario. I medicinali erano trasportati in modo inadeguato, con possibile conseguenza sull'integrità dei prodotti. I farmaci provenienti da Cipro e diretti in Portogallo erano infatti stipati all'interno di un container non coibentato e privo di qualsiasi sistema di raffreddamento o riscaldamento per il mantenimento della corretta temperatura ed umidità, all'interno del quale erano collocati beni di vario genere come vernici, prodotti chimici, effetti personali e finanche una motocicletta usata. L'intera partita è stata sequestrata. Ammonta a mezzo miliardo il valore del patrimonio dei debitori della Cassa di Risparmio di Rimini che la banca sta mettendo in vendita. Vediamo. Quasi un miliardo di euro di crediti deteriorati, 950 milioni per essere precisi. È questa la mole di debiti dei clienti della Cassa di Risparmio di Rimini, la cui riscossione risulta incerta. Di questi, 650 milioni sono sofferenze, ovvero crediti che si sa già non verranno restituiti. Ma chi sono questi debitori? Il principale gruppo di insolventi riguarda i proprietari di immobili, a seguire in ordine decrescente per valore hotel, esercizi commerciali e capannoni industriali. Una composizione dunque che rispecchia l'economia del territorio. Dopotutto il presidente del gruppo, Sido Bonfatti, lo ha detto pochi giorni fa. I problemi della banca, le responsabilità più grandi sono di chi non ha restituito i crediti, ovvero i riminesi. Il patrimonio immobiliare in vendita della Carim è dunque ingente, come ricostruisce il Carlino, e vale mezzo miliardo di euro diviso in 626 beni. Le abitazioni sono oltre la metà, il Rimini Golf Club da solo vale 10 milioni. Per molti di questi beni sono già state avviate aste giudiziarie, intanto hanno già bussato alla porta fondi di investimento interessati all'acquisizione di essi. Uno strumento con cui l'istituto potrebbe compensare gran parte delle insolvenze. I carabinieri di Faenza hanno scoperto due casi di furti di corrente elettrica. Il primo riguarda una giovane coppia di Casola Valsene a cui è stata attaccata l'elettricità per morosità. I due hanno quindi deciso di allacciarsi all'utenza della vicina 73enne e sono stati denunciati. Una vicenda simile è accaduta a Faenza. In questo caso a finire in manetta è stato un 37enne originario dell'Albania tramite un vistoso cavo arancione che dal contatore comune passava per il garage e arrivava al suo appartamento. Ha sottratto elettricità all'intero condominio. Cambiamo argomento. La Regione Emilia-Romagna ha stanziato nuovi fondi per sostenere l'aggregazione di imprese e i progetti di filiera agricola. L'iniziativa punta a generare 370 milioni di investimenti. Vediamo.
Sono 136 milioni di euro previsti nel piano di sviluppo rurale 2014-2020 che la Regione Emilia-Romagna ha stanziato con un obiettivo ben preciso, limitare la frammentazione nel settore agricolo puntando alle aggregazioni di imprese e ai progetti di filiera. Grazie a questa iniziativa le aziende saranno aiutate a trasformarsi e a rendersi più attrattive sul piano commerciale. Noi abbiamo un'agricoltura in Emilia-Romagna che è molto basata sulle filiere, proprio perché facciamo tante produzioni di qualità certificata, le famose DOP e IGP, facciamo anche molto vino, di conseguenza questo ci fa sì che in un qualche modo la gran parte dei nostri agricoltori sono collegati a una delle filiere produttive regionali, per cui questo è il bando su cui nella costruzione del PSR d'intesa anche col mondo imprenditoriale agricolo si è deciso di mettere il grosso delle risorse, per cui da sola occupa l'11% delle risorse dell'intero PSR. Gli obiettivi sono ovviamente rendere più competitivo il nostro sistema regionale agricolo, perché su questo l'Emilia Romagna veramente si gioca una grande fetta della sua competitività, siamo appunto un'agricoltura fatta molto di filiere, ma soprattutto lo vogliamo fare con alcune chiavi: tenere alta la qualità, tenere alta l'innovazione e soprattutto consentire agli agricoltori di avere una redditività adeguata anche a mantenere il sistema. I fondi saranno ripartiti tra aziende agricole e agroalimentari. Le domande per poter aderire vanno presentate entro il 28 di aprile. Dopo le dimissioni dell'assessore Dionigi lo scorso gennaio, la giunta di Cesena torna ai ranghi completi con l'ingresso di Lorenzo Zamarchi, a cui il sindaco Paolo Lucchi ha affidato le deleghe relative a sviluppo economico e giovani. Cesena, classe 1984, ragioniere Lorenzo Zamarchi dal 2014, lavora a Bologna come responsabile di una filiale di un istituto di credito emiliano-romagnolo e dopo aver ricoperto altri incarichi sempre in ambito bancario a partire dal 2005 e dedicandosi in particolare alla gestione dei rapporti commerciali fra banche e imprese. In passato è stato anche socio di un esercizio pubblico del centro storico di Cesena. L'assessore Zamarchi farà il suo debutto nella riunione di giunta di martedì prossimo. Una elaborazione realizzata dall'osservatorio Autopromotec sui dati Istat del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ci dice quanto spendiamo per tenere in regola i nostri autoveicoli. Vediamo. Nel 2016 gli automobilisti emiliano-romagnoli hanno speso ben 229,3 milioni di euro per eseguire le revisioni obbligatorie delle loro auto presso le officine private autorizzate. La cifra comprende il pagamento della tariffa fissata per le revisioni per complessivi 74,6 milioni di euro e il costo delle operazioni di manutenzione e riparazione necessarie per porre gli autoveicoli in grado di superare i controlli previsti, che ammonta a 154,7 milioni di euro. Per quanto riguarda le province romagnole, a Ravenna sono stati spesi 21,7 milioni, a Forlì Cesena 21,1 e a Rimini 18,1. Sempre secondo la ricerca, nel 2016 in tutta Italia gli automobilisti hanno speso 2,86 miliardi di euro per far revisionare i loro autoveicoli, con un calo dell'1% rispetto al 2015, dovuto essenzialmente alla diminuzione del numero delle vetture chiamate a revisione. La revisione degli autoveicoli, viene sottolineato, è un importante strumento per la corretta manutenzione del parco circolante e di conseguenza per la tutela della sicurezza stradale e per la riduzione delle emissioni nocive. È bene ricordare inoltre che la revisione auto è un controllo obbligatorio previsto dal codice della strada. Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto al pagamento di una sanzione e al ritiro della carta di circolazione, che viene restituita soltanto dopo che la revisione è stata effettuata. Adolescenti e buone abitudini, dalla prevenzione per evitare il consumo precoce di alcolici all'uso corretto della tecnologia. Di questo si è parlato alla giornata conclusiva del progetto Che Piacere Cyber Sboloniamoci a Forlì. Sentiamo. Il progetto Che Piacere Cyber Sboloniamoci, svolto in collaborazione con l'Associazione Cuore di Bologna, testimonia l'attenzione nei confronti di quel difficile passaggio che rappresenta l'adolescenza. Uso e abuso di alcol e tecnologia sono i due ambiti di questo progetto. Alcol e nuove tecnologie. Porre dei divieti non serve. Occorre invece illustrare, spiegare, informare i nostri bambini, i nostri giovani, in particolare quella fascia d'età molto delicata che è fra gli 11 e i 15 anni, ad avere un uso consapevole degli strumenti bellissimi come internet. Faccio un esempio.
tu bambino faresti mai entrare nella tua cameretta a rovistare nei tuoi cassetti, a frugare nel tuo diario intimo, segreto, degli amici, degli sconosciuti? Probabilmente no. Allora devi utilizzare i social un po' con questa precauzione, con questa discrezione. Per l'alcol il tema è ancora più complesso e delicato. Tu bambino di 11 anni, 12 anni, bere in modo, diciamo così, smisurato, o comunque bere, è un po' come guidare a 11 anni un camion a 100 km all'ora in autostrada. Corri gli stessi pericoli. Allora l'auspicio è, con l'esempio di noi adulti, di spiegare che un domani, quando sarà un po' più grande, potrà bere un bel bicchiere di vino, un buon bicchiere di vino, con i propri amici e magari con i propri genitori, in situazioni, diciamo così, non di disagio, non situazioni difficili, ma in situazioni di piacere. Un evento ormai tradizionale della Repubblica di San Marino che per un fine settimana viene invasa dai maghi. Vediamo. Dal 10 al 12 di marzo a San Marino la 20ª edizione del Festival Internazionale della Magia. Cosa succederà? Ne succederanno un po' di tutti i colori, perché San Marino per questi tre giorni, quindi dal 10 al 12 marzo, sarà una città magica a 360 gradi, perché avremo la magia per le vie del centro storico. Avremo poi al centro congressi Cursal, c'è il congresso riservato ai maghi, ma non solo, perché poi il venerdì sera ci sarà il concorso dove si esibiranno una decina di maghi, anzi forse più, e dove può anche accedere il pubblico, quindi godersi lo spettacolo, dove il vincitore si aggiudica il trofeo Arzilli. E poi avremo la domenica pomeriggio uno spettacolo per i bambini, sempre lì al Cursal, e il sabato, lo dico per ultimo perché il sabato è la serata clou al Teatro Nuovo di Dogana, dove avremo un gala internazionale di magia presentato dal celeberrimo Alexander, dove ci saranno maghi provenienti un po' da tutte le parti del mondo che si esibiranno. Chi fosse interessato, volesse partecipare, può prendere anche i biglietti online, o anche se vuole più informazioni sul sito trova tutto, adesso ve lo dico, è un po' lungo, www.festivalinternazionaledellamagia.com. Mangiare sano, rispettando l'ambiente, sono questi principi che ispirano il ciclo di eventi Idea Bio che avranno luogo da oggi e nei prossimi giorni al Teatro Verdi di Cesena. Il buon funzionamento di una macchina passa dalla qualità del carburante che utilizziamo e lo stesso vale anche per la macchina umana, come spiegherà l'esperto di nutrizione Saul Zavalloni nel ciclo di conferenze interattive Idea Bio al Teatro Verdi di Cesena. L'obiettivo è infondere una cultura del benessere attraverso la qualità del cibo e l'attenzione alla materia. Le anticipazioni sicuramente l'evitare i macro errori, quindi ricordarsi l'importanza dell'idratazione, la stagionalità dei prodotti, della frutta, della verdura e la grande varietà dei macronutrienti, di carboidrati, proteine e grassi. Troppo spesso siamo limitati in pochi cibi e questo per esempio è uno dei problemi per cui si sviluppano lentamente anche le intolleranze alimentari. Nella sensibilizzazione degli utenti verso abitudini alimentari più consapevoli e che rispettino di più l'ambiente, ci sono anche gli agricoltori. Siamo produttori, quindi produttori che tutti i giorni all'interno delle nostre aziende agricole produciamo ortofrutta, prodotti a identificazione geografica protetta, l'IGP e il biologico, quindi cercare di coniugare cultura della produzione con cultura dell'alimentazione. I giovani sono uno dei nostri punti di riferimento. Più complesso sarà comunicare con i giovani, perché giustamente hanno dinamiche anche diverse, ci proveremo cercando di stupirli, ci proveremo cercando di emozionarli. È arrivato il momento delle nostre brevi. Rimini, durante un servizio antidroga della polizia nel parco di fronte al Pala Congressi, il cane ha indirizzato gli agenti verso un cespuglio, rinvenuti sottoterra 9 involucri contenenti alcuni etti di marijuana. Si tratterebbe di un deposito utilizzato dagli spacciatori della zona. Lugo, la polizia ha denunciato un 60enne messinese che, attraverso siti di annunci in internet, truffava ignari clienti con la vendita di parti meccaniche di moto.
La denuncia è partita da un giovane lughese che aveva cercato di acquistare una pompa elettrica della benzina per la sua maximoto. Forlì, la polizia municipale ieri mattina ha intercettato un venditore itinerante di fiori. Dalle verifiche, il venditore marocchino di 20 anni, ma domiciliato a Faenza, è risultato sprovvisto di ogni autorizzazione per la vendita. È stato sanzionato con un verbale di 5.164 euro. Faenza, nella serata di ieri, la polizia ha rintracciato una nigeriana. Dopo i controlli è emerso che la giovane aveva 17 anni ed era scappata da una struttura di accoglienza di Trapani. La minore è stata affidata ai servizi sociali. È arrivato il momento della nostra pagina sportiva. Bentrovati su TR24 Sport. Il grande incrocio tra Recanati e Forlì sarà il piatto forte della 24esima giornata del campionato di Serie A2, che vedrà comunque anche Imola affrontare la sfida salvezza contro Udine e Ravenna attesa da Jesi. Vediamo. Meno 7 alla fine del campionato di Serie A2, ma per l'Uni Euro è già come se si trattasse di una finale. La sfida in casa di Recanati vale una mezza fetta di play-out. Domani sarà esodo biancorosso. Magari non di proporzioni bibliche, ma ci mancherà poco. I quasi 500 biglietti riservati al settore ospiti, al Pala Rossini di Ancona, probabilmente non basteranno a contenere la passione forlivese, indi per cui è lecito attendersi un fattore campo da esportazione. Di sfida senza appello non si può parlare invece per quanto riguarda l'Andrea Costa, ma anche qui poco ci manca. Il match casalingo contro Udine metterà di fronte due squadre separate di appena 4 punti e la possibilità di riaprire completamente i giochi, trascinando i friulani in piena bagarre salvezza, è troppo ghiotta per gli imolesi, questi ultimi sempre vigili sul mercato, come dimostra l'abboccamento con Ryan Arrow. In quanto a Ravenna, la speranza è che la sosta del campionato non abbia manomesso quel meccanismo perfetto, visto all'opera sino ad ora. Il match di Jesi è perfettamente alla portata dell'ora sì, a meno che non subentri qualche disattenzione che avrebbe conseguenze nefaste per le ambizioni playoff di una squadra che sino ad ora ha dato spettacolo oltre ogni più rosea previsione. Non solo a due però per quanto riguarda il weekend, riprende anche la marcia del campionato di Serie B per le tre romagnole che ne fanno parte, con la Recchico Faenza che cercherà di mantenere il passo da playoff messo in mostra prima della sosta nel girone B, nel match contro una San Vendemiano distanziata di ben 16 lunghezze dai Manfredi. Attenzione a quanto scaturirà invece nell'incrocio fra Teramo e Tigers Forlì. Le due squadre sono appaiate in classifica nel girone C a 22 punti ai margini della zona playoff, con gli arancioneri che sperano di dare continuità al 101-78 rifilato a Maddaloni due settimane fa. Chiude l'NTS Rimini contro Taranto nel gruppo D. Una sfida casalinga alla penultima in classifica che dovrà necessariamente interrompere il filotto di 6 KO consecutivi per i biancorossi. Ma parliamo adesso anche di calcio. Cade il Cesena a Ferrara. La SPAL vince 2-0 acuendo lo stato di crisi dei bianconeri. Estensi che passano in vantaggio al 36esimo con Antenucci che insacca le spalle di Agazzi sugli sviluppi di un'azione da corner. Ospiti che si lamentano per un presunto offside dell'attaccante della SPAL e nell'occasione Camplone viene allontanato dal terreno di gioco. Nella ripresa il Cesena attacca in maniera confusa, la SPAL invece punge. È il 62esimo, Costa mette al centro, buco di Doncor e Mora batte per la seconda volta Agazzi. Nel finale ci prova Crimi, una diagonale che si spegne sul fondo e nulla di più per un Cesena che, come detto, esce così sconfitto dallo stadio Mazza. Ma per quanto riguarda invece il campionato di Lega Pro, il buon momento di forma delle romagnole sarà messo a dura prova nel programma di domani con il Forlì che dovrà confrontarsi nella sfida contro il Lumezzane, mentre il Sant'Arcangelo farà visita al temibilissimo Padova. Vediamo in servizio.
Forlì-Lumezzane non sarà una gara normale perché domenica sera alle 20.30 al Morgagni in palio ci sono punti salvezza che valgono doppio. I Galletti infatti, grazie al pareggio incamerato allo scadere col Parma lunedì scorso, sono appena fuori dalla zona rossa. Il Lumezzane con 24 punti dista 6 lunghezze dai Romagnoli. In caso di vittoria dei biancorossi sarebbe davvero un brutto colpo per la squadra dell'ex Tommaso Arrigoni, reduce da appena 3 punti in 9 incontri nel girone di ritorno, nonché dal cambio di allenatore che pare non aver funzionato. In casa Sant'Arcangelo l'aria è notevolmente più distesa. I 3 punti immediati contro la corazzata Pordenone permettono ai gialloblu di rimanere stabili a metà schieramento con 36 punti, a più 7 dalla zona play-out. I ragazzi di Marcolini esprimono un buon calcio e dovranno vedersela in casa del Padova, un vero fortino inespugnabile. Bianco scudati in piena lotta play-off al terzo posto, ma dovranno certamente far tesoro della fine del Pordenone nel turno precedente, un appellativo, quello di Ammazzagrandi, che potrebbe piacere a Sant'Arcangelo. È tutto allora per quanto riguarda questa edizione di TR24 Sport. Grazie per la cortese attenzione. Arrivederci. Diamo spazio alle previsioni meteo. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. Dalla giornata di mercoledì è tornata protagonista l'alta pressione. Come potete vedere da queste immagini di questo pomeriggio, il sole ha dominato la scena anche in questo inizio weekend. La giornata di domani vedrà un leggero cambiamento. Infatti l'alta pressione tenderà a cedere il passo all'entrata di maggiore nuvolosità, ma il tempo risulterà stabile, infatti non sono previste precipitazioni. La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi, soprattutto sulla Romagna. Poi la nuvolosità, come detto, aumenterà gradualmente, soprattutto sui settori occidentali dell'Emilia, dove nel pomeriggio i cieli a tratti risulteranno grigi ma senza alcuna precipitazione. Maggiore nuvolosità anche nella giornata di lunedì. Per quanto riguarda le temperature minime, saranno in lieve aumento con valori compresi tra più 2 e più 6 gradi. I valori massimi saranno in lieve flessione, comprese tra 10 e 15 gradi. Ventilazione debole, mare quasi calmo. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Facciamo un breve riepilogo delle principali notizie di oggi. Si torna a parlare dell'omicidio di Petrit Nicoli, il 45enne albanese ammazzato lo scorso maggio a Rimini. Il giudice ha rifiutato la richiesta di rito abbreviato dei 3 imputati. Ancora polemiche e dibattiti sulla situazione dell'aeroporto di Forlì. Ora anche il mondo della politica condanna la gestione dell'imprenditore americano Robert Halcomb. Mezzo miliardo di euro, e questo è il valore del patrimonio dei debitori della Cassa di risparmio di Rimini, che la banca sta mettendo in vendita per compensare le insolvenze. La Regione Emilia-Romagna ha stanziato fondi per 136 milioni di euro per sostenere l'aggregazione di imprese e i progetti della filiera agricola. Prevenire per rimediare, questa è la filosofia di un incontro avvenuto a Forlì e rivolto ai giovani per evitare il consumo precoce di alcol e informare sull'uso corretto della tecnologia. Torna in campo la Serie A2 di basket con tanti incroci decisivi per le romagnole, con Ravenna che farà visita a Iesi ed Imola impegnata contro Udine. Il clou di giornata è rappresentato dalla sfida salvezza tra Recanati e Forlì. E prima di lasciarci vediamo quali sono i programmi questa sera sui canali di Teleromagna. Sul 14 alle ore 21 Amico è su Teleromagna News, canale 74 alle 21.30 Totò e la banda degli onesti. Vi ricordo che potete vedere tutte le notizie aggiornate sul nostro portale teleromagna24.it oppure sulle nostre pagine di Facebook e Twitter. Grazie per averci seguito, una buona serata a tutti. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.
Sic, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. Sic è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.